Presidio ospedaliero, sentiamo un po' di persone importanti per quanto riguarda questa cosa, che giustamente oggi verrà anche i vertici regionali, però penso che questo problema nasce da lontano, bottigliere. Sicuramente il problema nasce da lontano, però il problema della sanità è peggiorato in questi ultimi 3 anni di governo di destra, perché i tagli che si stanno verificando in questo momento non sono stati mai fatti prima. Quindi noi siamo vicini alle sigle sindacali che stanno protestando oggi, ai lavoratori e naturalmente a tutti i cittadini di San Benedetto che soffrono questa situazione, perché sinceramente non si può dire che San Benedetto ha gli stessi numeri, gli accessi del pronto soccorso della città di Ascoli, che li hanno anche loro, ma i nostri sono più importanti. Siamo vicino all'estate e quello che noi continuiamo a dire è 5 posti di meno al pronto soccorso, un medico di meno, un infermiere di meno. La direzione non fa nulla per venire incontro alle esigenze del personale, anzi al contrario, ieri ha comunicato che non autorizzava l'assemblea e che voleva che la facessero nel pomeriggio. Non è questo un atteggiamento positivo, anzi è un atteggiamento totale di chiusura. A distanza di mesi dall'insediamento della Natalini non sappiamo ancora come e dove taglierà i 26 milioni che la Regione ha deciso di tagliare alla sanità picena. Fino ad oggi le scelte hanno penalizzato l'ospedale di San Benedetto del Tronto, che è in ginocchio, gli stessi dipendenti vivono una situazione che è di smobilitazione. Quindi è necessario assolutamente protestare, è necessario tenere alta l'attenzione su questo tema, perché la nostra preoccupazione è quella che piano piano si va verso la smobilitazione dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Grazie Canducci, spostiamo il senatore Fede, che tra l'altro parliamo di quello di quest'oggi, Giorgio, perché il problema è giustamente tu sei di San Benedetto e penso che cercherai di portare qualcosa, insomma, nei vertici importanti. Assolutamente sì, noi già l'impegno per segnalare i problemi della sanità l'avevamo avuto, ricordo che quando stavamo al governo venne più volte Sileri proprio qui nell'ospedale di San Benedetto, proprio perché si lamentava una problematica. Oggi a 3 anni e mezzo del governo Meloni a Quaroli e i dati sono ancora peggiori, lo dimostra la presenza di questa mobilitazione sindacale, quindi tutte le forze sindacali sono qui oggi a protestare, nel momento in cui viene a Quaroli a fare una passerella, ad illustrare un piano sanitario in cui non ci sono investimenti per le strutture, non ci sono investimenti per il personale. La Meloni l'altro giorno ha tagliato 1,2 miliardi e si sono lamentati gli stessi amministratori anche di destra, e qui oggi si fa le passerelle, oltretutto non si parla col personale che chiede delle risposte doverose e non viene illustrato niente a loro, non è neanche stato previsto un invito per il personale, quindi è sacrosanta la mobilitazione ed è un dovere essere qui al fianco di chi lavora e soffre in questa condizione oltre ai pazienti.